Complimenti ragazzi, complimenti. Una partita con il cuore, una partita combattuta con il cuore e ora si deve ripartire. Noi siamo la Juve, questa è una bella vittoria, resta però è una vittoria. Ora dobbiamo ripartire, ora voglio 3 punti col Verona e con la Lazio. Questa Juve con un primo tempo che abbiamo sofferto, la verità. Un primo tempo che abbiamo sofferto, c'è stato una bellissima azione dell'Inter con Dzeko, poteva segnare nel secondo tempo, nel primo tempo col cross di Martini, Lautaro colpisce di testa, Dzeko davanti alla porta sbaglia, non so se era voluto questo cross di Lautaro, però c'è stato, che dire, calma, la stagione è lunga, ma calma e andiamo avanti. Io sono Davide, benvenuto nel mio canale. 2-0, sofferto, abbiamo sofferto un primo tempo, poi Kostic ha lasciato sul posto Barella, il grande centrocampista italiano. Kostic l'ha guardato e ha detto sta là che io scappo, l'ha crossata, Rabiot l'ha preso, avevamo fatto il... Poi da quel momento in poi la Juve ha controllato la partita. Sì, l'Inter ha avuto occasione da gol, ma giustamente stiamo parlando di Inter Juve, se l'Inter non ha occasione da gol non lo so. Poi abbiamo fatto 2-0 con Danilone, capitano, lui deve essere capitano, con tutto il rispetto per Bonucci. Bonucci è il leader, ma il capitano è lui, il capitano è Danilo, combatte. Poi l'annullamento del gol, signori miei, io da oggi in poi, ad ogni gol, voglio la moviola 6 minuti su quel gol, perché trovare quel tocco di mano, che poi la cosa bella che la mano ce l'aveva, la teneva De Vrij, se la teneva De Vrij o Skriniar, non lo so chi lo teneva De Vrij e Skriniar e l'ha toccata. Ma se annulliamo un gol del genere, da oggi in poi dobbiamo annullare tutto. La stessa identica porta, però con la salinità non hanno visto che teneva in gioco a Bonucci. Poi il secondo gol, un altro capolavoro di Kostic che lascia sul posto il suo marcatore, la crossa nel mezzo, fagioli, Nicolino, due partite da titolare, due gol, Nicolino, una parte e mezza, una, perché c'era pure quella del contro il Paris Saint-Germain, una parte, Nicolino, bella deviazione e gol. Il problema era se mettevamo prima i giovani, se mettevamo Miretti, oggi un poco in ombra, però mi è piaciuto perché ha lottato, ha difeso. L'unica cosa che oggi dell'innominato, che non ha sbagliato niente, ma quella di togliere Milik per Chiesa non l'ho capita. Ci serviva un centravanti che teneva alta la squadra, perché abbiamo tolto il centravanti, volevi fare il finto nuovo a Chiesa, con tutto il rispetto, Chiesa ora ritorna dall'infortunio, non potevamo rischiare. Ma che dire, partita sofferta, ma 3 punti pesanti, col morale, e siamo la migliore difesa. E la terza, ragazzi, abbiamo fatto 4 partite consecutive vinte, Empoli, Lecce e Inter, 4 partite consecutive vinte, 0 gol subiti, ce ne andiamo a casa, tranquilli. Il Napoli è 10 punti, non pensiamo al Napoli, noi siamo come una, in questo momento siamo come una formichina, partita dopo partita, dispiace, se avremmo puntato prima sui giovani, a quest'ora non saremmo combinati come siamo combinati fuori dalla Champions, in Europa League, e 10 punti dal primo posto. Andiamo a vedere la statistica, tiri totali 8-14, però io sempre qua, questi tiri totali, 14 tiri dell'Inter, l'Inter ha tirato sì 14 volte, ma 6 volte sono arrivati a 3 metri dalla porta, se quelli mi chiamano tiri totali, babbo. Poi tiri in porta 3-4, possesso palla 46-54, passaggi 475 contro 522, precisione dei passaggi 82 contro 85, falli, è stata una partita abbastanza fallosa, 16-13, ammonizione 2-2, espulsione 0, fuorigioco 1-1, calcio da gol di 8. Oggi Bremer è stato mostruoso, quell'azione che anticipa Brozovic per l'1
che poteva essere la palla dell'1-1, contropiede e Kostic. Vogliamo fare ancora, che dire, oggi sono davvero emozionato, perché non è non per la vittoria, perché noi siamo la Juve, e battere l'Inter deve essere come era qualche anno fa, cosa da tutti i giorni, però la grinta che abbiamo messo, la capacità di lottare, soprattutto i ragazzi, abbiamo messo dei giovani così promettenti, che secondo me, se partiamo dai giovani, quest'anno non potremo vincere lo scudetto, lo sappiamo che non possiamo vincere lo scudetto, sarà molto difficile vincere questo scudetto, andare in Champions ci siamo, perché andiamo a vedere la classifica. Se vediamo la classifica, in questo momento abbiamo 25 punti contro i 27 di Lazio, Lazio e Atalanta, e 29 del Milan. Siamo là. Il nostro obiettivo è andare in Champions. Bene così, ci calmiamo. Giovedì resettiamo tutto. C'è il Verona e dopo domenica c'è la Lazio. Ci resettiamo, stiamo concentrati e ripartiremo. Perché solo così dobbiamo partire. Siamo una form team, una partita alla volta. Ora c'è Verona, poi c'è la Lazio, riportiamo degli infortunati. Oggi sono ritornati Bremer e Di Maria e abbiamo visto quanto sono decisivi Bremer e Di Maria. Abbiamo recuperato Chiesa piano piano. Speriamo che col Verona recupereremo Vlahovic. Il problema è anche sempre su Cuadrado e Alexander. Ci sono, ma sono fantasmi di loro stessi. No, non so cosa dire, sono i fantasmi di loro stessi. È un peccato, perché potevamo fare di più, però essendo che abbiamo in queste condizioni sia Bremer sia Cuadrado e Alexander, non possiamo fare più di tanto. Danilo, un gigante, capitano, dopo Chiellini il capitano deve essere lui, ancora complimenti alla Juve, complimenti ai giocatori. Portiamo a casa questi 3 punti che sono fondamentali per ripartire. Veniamo da una buona partita, abbiamo sofferto il primo tempo e andiamo avanti. Mo vediamo il piangina allenatore dell'Inter, perché mo piange, è un piangina, perché deve piangere. Ora se la deve inventare qualche cazzata delle sue. Vi raccomando, commentate, mettete mi piaci e attivate la campanellina, andate a iscrivervi e attivate la campanellina per essere aggiornati su tutto quanto. Andate nella pagina Instagram, se vedete oggi ci sono delle chicchette sulla pagina Instagram, poi sulla pagina Facebook, che lo so, la pagina Facebook ancora è povera, deve essere migliorata, però piano piano sto cercando anche uno staff per aiutarmi. Che dire, questa è la Dei Guanti TV. Abbiamo un'altra settimana piena, perché abbiamo lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica si ferma il campionato, due mesi stop per il mondiale. Partiremo con un programma adatto per il mondiale, faremo una scaletta e se riusciremo faremo anche delle live. E vi raccomando, mettete mi piace. Ciao, alla prossima.